Vi servono crediti? FIFA 15 Coin Smile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Bentornati ragazzi su Giovia HD Spo e benvenuti nel nuovo episodio, il 22esimo episodio della serie Road to Glory, la serie nel quale terrà, si spera, alla prima divisione e casomai anche alla vittoria. Però l'obiettivo primario è quello di arrivare alla prima divisione. Questa qui è la mia nuova squadra che vi ho fatto vedere nello scorso episodio. Ditemi se volete che la cambi e se volete che aggiusti qualche cosa. Questo è il primo avversario, abbiamo già 3 if si prospetta davvero alquanto difficile. Infatti il primo gol di questa partita è di Cabella, non so come si dica. Comunque però c'è il pareggio con Ciro Immobile, attaccante del Borussia. Poi ancora Immobile riesce in qualche modo a prenderla e poi Giovinco, davvero un rapace, la respinge in porta. Poi ancora succede questa cosa, questo fallo, che costa il cartellino rosso a Clichy, avversario, e dunque anche un uomo in meno per loro, un uomo in più per noi, cioè 10 contro 11 in sostanza. E questo giro di parole mio fa veramente schifo. Comunque, poi Aubameyang con la velocità, mandando lo a terra in area di rigore, ci sarà un calcio di rigore che batterà Daniele De Rossi. De Rossi che, se, sì, De Rossi diciamo che segna quasi ogni partita, non sempre, infatti qua segna sul calcio di rigore, non è che sia quanto difficile segnare sul calcio di rigore. Comunque la partita termina qui, poi andrò a sbloccare anche il bonus di 1000 crediti a partita, non so per quando è, per quante partite, per 10, per 5, non mi ricordo, l'ho sbloccato, vabbè. Comunque seconda partita di nuovo Cabella. La seconda volta abbiamo un Pogba, poi abbiamo Mangala, Debussy, De Gea, Sakho, Lloris, Fer, Schurrle, Lukaku e che altro? Miralas, è lui, colui che mi segna il primo gol di questa partita. Poi Immobile la passa a Giovinco, Giovinco la ripassa, la passa a Ramos che segna al 22esimo minuto il pareggio. Lukaku ancora si dribbla così con il destro. Cazzo, è mancino, intanto di destro ha fatto questo gol. Comunque, Pogba così si libera, scarica su Cabella che al 90esimo segna questo gol che mi mette proprio KO, mette KO la sua squadra. Sirigu non tanto mi è piaciuto. Vabbè, comunque nella prossima partita vedrete Sirigu cosa fa. Seconda partita, un pareggio, una sconfitta. Diciamo così e così questo episodio. Noi che dobbiamo ambire a conquistare il titolo della divisione 1, in divisione 2 perdiamo così aspramente, amaramente. Prossima partita, una Serie A, Giovinco non passa perché viene atterrato da Pirlo Immobile, viene espulso Pirlo e dunque al 69esimo abbiamo una marcia in più per poter fare il gol decisivo per vincere la partita. Primo tempo che è finito 0-0, wow, mamma mia. Il cross per Immobile che di testa segna al 75esimo, qua Ramos la passa per Immobile che corre e ci arriva alle spalle di Leandro Castagne, qua Giovinco sulla respinta. Di nuovo su una respinta riesce a segnare, dunque finisce così 2-0. Migliore in campo Sirigu, cioè ha partito una partita è migliore, una partita è peggiore. Ma comunque non è scarso Sirigu, ciò che è giusto, è il miglior portiere italiano a mio parere. Prossima partita abbiamo una BPL, questa è l'ultima partita, abbiamo Cech in porta e Cech è forte, poi Sturridge ancora di più e Balotelli. Si prospetta una partita veramente amara, amara, amara. Clichy di nuovo, Mangala, Koscielny. Comunque il primo gol è il nostro con Ramos che segna alle spalle di Cech, le infila alle spalle di Cech. Poi c'è questo colpo di testa di Piszczek sbagliato e Balotelli ne approfitta per insaccare alle spalle del nostro Sirigu. E dunque l'episodio termina qui con un pareggio, Daniele De Rossi il migliore in campo. Dunque ditemi cosa ne pensate, se volete che cambi la squadra. Se volete un'altra squadra, ditemi voi. E dunque ragazzi, io vi saluto, vi saluto. Ciao!